Sta lì, costruttore. Abbiamo finito. Siete sopravvissuti. Che delusione. Gli invasori di Jotunheim li abbiamo sterminati. Per lo scroto di Buri, posso ucciderlo ora? Non abbiamo bisogno di questo traditore. Termineremo la torre da soli. È il mio Ugr ad alimentarlo. È legato a me grazie alla magia del vostro regno. Hai corrotto le nostre sacre acque. Non possiamo che ucciderti. Ma che intuizione! Dovrebbero chiamarti Dio del senno di poi, il veggente del passato. Io terminerò l'iscrizione. Costruttore, tu resti qui. Voi altri, andate. Elaz, runa della protezione. Ignobile verme, flagello della mia gente, ladro, menzognero, non ho costruito la torre per tenere lontani i tuoi nemici! L'ho costruita per intrappolarti! Non potrai sterminare il mio popolo senza mai pagarne il prezzo, tu e quell'idiota di tuo figlio! Hanno pagato la loro arroganza con la vita. La sua testa è scoperta. Come la raggiungo? Mondi, ma non ne hai il controllo! Controllarli? Mi basta non morire con loro! Le tue ossa saranno le fondamenta del nuovo mondo degli Jotun! Il vostro tempo è finito! Non si può più tornare indietro! Davvero siamo condannati, ti trattirò con noi!
Jotun è morto. E con lui la sua magia. La cosa ti turba, ingannatore. Che cosa stai insinuando? C'eri tu dietro a tutto. Disonorevole, infido, bugiardo. Tu parli di onore, Freya. Il tuo letto ha accolto più uomini dell'intero regno di Midgard. Hai davvero un bel coraggio a parlare di lussuria. Tu hai messo al mondo un lupo. Non accetto prediche dal signore delle paternali. Colui che si eccita alla sola idea di poter dettare legge. E prima che tu brandisca il tuo martello, Thor, ricorda. Senza la tua arma vali quanto un troll. E sei due volte più stupido. Tu, fetido scroto gonfio degli scarti più putridi del cadavere di Ymir. Un patto di sangue non ti proteggerà. Ma tu non lo infrangerai, Havi. Non puoi. Tutti i tuoi sforzi per sfuggire al destino serviranno solo ad avvicinarti al suo corso. Fa attenzione, o potresti diventare l'artefice della tua stessa fine. Lascialo. Non creerà problemi finché suo figlio è prigioniero. Forse un assaggio di ferro gli tapperebbe quella bocca. E ora, sapiente? Siamo tornati al punto di partenza. Il Ragnarok giungerà. Siamo ancora in pericolo. Forse la soluzione è a Jotunheim. La chiamano magia dell'Ugr. Ci andrò di persona per scoprirlo. Finché non deciderò diversamente, l'isola custodirà il figlio di Loki, che nei tempi a venire diventi un rifugio per tutti i lupi. Veglierò su di lui come fosse mio figlio. Lascio il reame nelle tue sagge mani, mia regina. Se le mie saranno vuote quando tornerò, esse accoglieranno il mio fato.